è una giornata storica per tutto il team che lavora a Pompei, che qui ha lavorato veramente in maniera indefessa, con passione, con competenza, capacità, tutti i nostri architetti, ingegneri, archeologi, restauratori, operai che stanno veramente da anni lavorando, oggi possono festeggiare la chiusura della messa in sicurezza, cioè Pompei, tutti i 44 ettari scavati sono in sicurezza, non ci sarà ulteriore perdita di materia archeologica, ma ovviamente se continueremo come stiamo facendo la manutenzione programmata, che è stata la grande assente dallo scenario pompeiano degli ultimi decenni, ed adesso è quello che bisogna proseguire per evitare appunto che ci sia la necessità di un altro grande progetto a breve. Qui un sapiente restauro fatto da Maiuri negli anni 30 ha permesso di recuperare già in crollo. Questa casa, scavata all'inizio degli anni 30 da un genio fra i sovrintendenti pompeiani, che è Amedeo Maiuri, è una casa unica perché conserva ancora il piano superiore, il peristilio doppio, al di sopra ci sono ancora pezzi di pavimenti delle stanze appunto alte, e questo è veramente un unicum che dobbiamo a questo personaggio veramente straordinario, che mentre scavava proseguiva con i restauri e quindi ha salvato in crollo tutte le parti che erano state distrutte dal flusso piroclastico, e poi ha definito questa casa la casa degli amanti per questa iscrizione, che è una delle cose più interessanti e simpatiche della vita quotidiana che questa città ci restituisce, perché dice: amante su tapes vitam mellitam exigunt, cioè gli amanti come le api vivono una vita dolce come il miele. Ma non proprio evidentemente tutti erano convinti, perché un'altra mano scrive sotto velle, che vuol dire magari, un po' scettico. Dunque, questa casa si chiama la Domus dei Cubicoli Floreali, in quanto era una domus di proprietà di un personaggio che si occupava del commercio di vino, evidentemente insomma agiato, che decise di decorare questa domus con queste pitture di giardino molto particolari e molto ricche. La particolarità di questa casa è che ha un cubicolo con un giardino diurno e un altro cubicolo con un giardino notturno. Dunque, domus pilota con illuminazione Li-Fi, controllata da remoto da una control room, che fa sì che le pareti possano essere illuminate con dei faretti LED da cui vengono eliminate tutte le bande d'onda che possono essere dannose per i dipinti murali, sia per i pigmenti e sia per l'eventuale proliferare di elementi biodeteriogeni. Oggi simbolicamente si chiude la fase del grande progetto Pompei, si dimostra che questa storia triste che aveva fatto girare nel mondo l'immagine di una Pompei piena di problemi, di crolli, di scioperi che lasciavano i turisti fuori dai cancelli, di incapacità di spendere i fondi europei, invece è diventata una bellissima storia che è stata presa come modello dall'UNESCO, dall'Unione Europea, come dimostrazione di spendere bene le risorse. È un luogo in cui ci sono viaggiatori che vanno via soddisfatti, in cui ci sono giovani archeologi che scavano e studiano, è la dimostrazione che se in Italia lavoriamo come una squadra e crediamo in noi stessi possiamo fare bene e anche stupire il mondo.
Diciamo che in caso di intervento di messa in sicurezza si è intervenuto sulle coperture.